Ehi, ben ritrovati ragazzi sul tubo del geco. Rieccoci con il secondo episodio di Layers of Fear, questo gioco horror in cui siamo un pittore fuori di testa che ha una casa con un sacco di stanze, nessuna che poi si ricollega all'altra, e quadri che si muovono per i fatti loro. Quindi bando alle ciance, partiamo subito con questo gameplay. Nella scorsa puntata avevamo avuto un po' di infarti girandoci, no? Con i quadri che si spostavano. Vediamo cosa ci riserva questo gioco. Eravamo nell'ascensore, se non sbaglio. Esatto, siamo qua nell'ascensore e quindi andiamo, no? A destra. Si sale, si scende, si sale. Molto bene. Molto bene. E se andavo di qua si scendeva? Oh, che bello, un fantasmino. Fantastico, io speravo che ci fossero solo quadri. C'era scritto qualcosa su quel muro, ma non ho fatto tempo a leggere. Chiusa, chiusa. Chi è? Si è aperta? Questa è chiusa. Ok, quindi se si è aperta quella, qualcosa mi dice che dobbiamo entrare lì, no? Oh, tu guarda, dei quadri, che strano, non ci sono mai dei quadri. So già che qua dentro succederà qualcosa di... Che bello, chi non si farebbe uno sgabuzzino pieno di quadri con una sedia in mezzo? Una chiave che potrebbe servire ad aprire la stanza che nello scorso gameplay... Oh, una lettera. Che nello scorso gameplay era quella di nostra moglie che se non sbaglio era chiusa dentro. È qui la festa? Oh, un quadro che suona, fantastico. Why'd you stop? Perché ti sei fermata? La melodia era perfetta. Honey, please, just a little longer. Tesoro, per favore, solo un altro po'. Almeno finché non finisco di dipingere questa parte. Oh, don't make me beg. Non farti pregare. Oh, la chiave che abbiamo trovato serviva ad aprire questa porta qua. Quindi direi che si può entrare, no? Chiusa. Cos'è sto rumore? È un falò, un camino. Questa porta è chiusa. Già sta andando a fuoco qualcosa, effettivamente. Ah, è un bel falò. Io ho paura di andare là perché sicuramente il suo legno non regge e mi do fuoco da solo, quindi forse è meglio evitare, no? Chi è? Questo penso sia un bambino, un neonato per l'esattezza. Io odio i bambini nei giochi horror, veramente è una delle cose che più... Mi fa scagazzare addosso pesantemente, ragazzi. Ah, affanculo! Vabbè, ok. Almeno non mi è saltato addosso, dai. E siamo tornati... No, da nessuna parte. Un'altra stanza. Ma quante stanze ha questo gioco, ragazzi? Ma io per correre... Questa è la corsa. Questa è la velocità della corsa, camminata normale, corsa, praticamente non cambia niente. Quindi se dobbiamo scappare da qualcosa, auguri, no? Il cervo sta buono lì, a non prendere vita, non far scherzi, che... Beh, una bella pistola, no? Un bel revolver, quelle robe là. No, eh? Giusto per sicurezza, non che la debba usare per forza, però mi sentirei molto più sicuro con una bella pistolazza. Niente qua. E si prosegue verso l'ennesima stanza. Che cazzo è? Ehi.
accendiamo la luce, va? Cosa c'è in questa stanza? Qua non si riesce a leggere. Non può essere cancellato. E qua? Undone. Non fatto, non finito. Non fatto. No, non si capisce un cazzo. Aspetta. Non può essere cancellato, niente. Allora, se non può essere cancellato, non lo cancelliamo, insomma. Carino. Carino, la stessa stanza dove eravamo prima. Si è conciata un po' male, no? Cos'è che esce scritto? Non può essere cancellato. Chi lo vuole cancellare? Tanto fa schifo, c'è la casa che tutta sporca, scritta, cioè. Oh, là. Un altro corridoio. Ehi. Accuccia. Fufi. Fufi. Andiamo, Fufi. Pallina. Fufi. Fufi. Fufi, Fufi, dai buono, accuccia, accuccia Fufi. Ma Fufi, te l'avevo detto io, di stare buono. Tu non mi hai voluto ascoltare, questa è la fine, vedi? Chi è? Fufi, sei tu? Carino, dai. Sì, sì. Proprio carino. Cosa ci metto in questa stanza? Un quadro per non permettermi di entrarci dentro. Il gusto per... Secondo me facciamo... Non siamo pittori, siamo designer, tipo. Designer di interni. Questo è lo stesso quadro, ma molto più piccolo. Porta chiusa. Passo si chiude, ripasso e si apre. Guarda che si chiude ancora. Ma vai a fan. Cuore. E mo ti chiudi. Oh, e sei chiusa. Allora io ho paura che accendendo queste candele sul letto. No, non c'è niente. Ok. Una chiave. Accendi le luci, accendi le luci. C'è qualcosa che si muove là dentro. Che non entrerà qua, vero? No. Non è occupato. No, non ci sono. Sotto a letto, vai sotto al cazzo di letto. È occupato. Arrivo subito. Mi metto le mutande. Ma cazzo mi nascondo, ragazzi, non c'è un posto dove nascondersi. Accendi. Sta grattando. No, non grattare la porta. Non. No. Che cazzo. Allora, non si grattano le porte. Sto uscendo con calma. Va bene? C'è qualcos'altro da prendere? No. Nient'altro. Vabbè. Cosa ci sarà fuori da questa stanza? Sto arrivando. Qualsiasi cosa tu sia, per favore. Ah no, niente, è chiusa tanto. O forse devo... Piano piano. Un essere che lascia colore. Ha provato ad aprire la porta, ma a quanto pare non c'è riuscito, fortunatamente. Che è arrivato da quella stanza lì. Che si è sbloccata. Quindi adesso potremmo... Guarda com'è perplesso quell'uomo. Potremmo andare giù di lì e seguire il mostro, che però penso sia tipo entrato nel quadro. Ah, era lui. Era... il bisnonno Pasquale che se n'è andato.
Oi. This house is absolutely amazing. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Infatti, come presumevo, abbiamo un problema alla gamba che ci fa appunto zoppicare. È partito. Si sente un po' male, insomma. I chipmunks. Oh, ora sì che ci siamo. No, già finito. Si sta sciogliendo la porta. Si sta sciogliendo tutto, non solo la porta. Oh cazzo. Ok, dovevo effettivamente far funzionare quell'affare, però non pensavo che si sciogliesse la casa. Cos'è? I needed a jar and a plastic tubing. Un barattolo, un tubetto di plastica. I siphoned gas before. Avevo travasato la benzina in passato, quindi sapevo come funzionava. I stuck the tube in a vein and sucked on it. Ho inserito il tubicino in una vena e ho cominciato a succhiare. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Già. Esatto, perché non ho pensato a una siringa? Ma poi più che altro perché mi sono travasato il sangue da solo succhiandomelo, ad esempio. Ok, adesso questa porta sarà finalmente apribile. Ottimo, siamo ritornati nello studio, incredibilmente. Non riesco a vederti in questo stato, non stai bene. Per tutta la notte hai continuato a sudare e tremare. E adesso eccoti lì, rinchiuso nel tuo laboratorio come al solito. Tutta questa storia dell'artista maledetto deve finire. Ah, ciao. Sono io. Elegante. Oh, stop looking at me like that. Smetti di guardarmi in quel modo. Una cosina che mi aiuta a concentrarmi sul lavoro. Tutto qui. Cos'è, whisky? Prendiamocelo, che si sa mai, può sempre servire. Odio anche adesso, perso solo, te lo meriti, tomba, una tomba per te, finiscila. E qui si dipinge. Vediamo il nostro artista cosa... C'è qualcuno? Ma va, che carino. Cos'è questo? Boh. Permesso. Grazie. Tutto incatenato. Uai. Se era una bambola era una persona vera. Però l'avete vista anche voi, eh? All'altra parte della finestra. Ma vai a fanculo. No, no. Niente bambole, ragazzi. Quella si muoveva. Si muoveva e come? Blocco dell'artista. È un'opera d'arte. Anche questa è un'opera d'arte, ovviamente. Adesso io lo so che se mi giro di schiena, cioè se mi giro c'è qualcosa dietro di me, lo so. No, no, non c'è niente, semplicemente si è rimpicciolita la stanza. È sparito tutto. Che cazzo? Oh. Devo andare verso di lì? Col cazzo che vado verso di lì. Cos'è? Cazzo.
Ma dove si... Non riesco più a capire dove cammino, cioè tocco le cose e si spostano. Non dimenticare il 9 di luglio, giugno, giugno, sì, non scordarlo. 9 giugno, non scordarlo, va bene. 9 giugno, ragazzi, non scordatevi, il 9 giugno è importantissimo. Cos'è? Cretins! Ignorante, ingrato, stupido, cieco, pazzi e ciechi, pazzi e ciechi, c'è scritto. Oh, ancora lei? Come si chiama questo zio? Giuseppe, mi pare. No, lo zio Giuseppe era un altro, era quello che c'era saltato addosso prima. Questo non mi ricordo. Sì, pronto? Pronto? Telefono? Dov'è? Arrivo! Dov'è il telefono? Non so neanche se sia un telefono, però sembra il rumore di un telefono. Arrivo! Cazzo era quella roba lì? Ho capito, sto arrivando. È volato qualcosa qua sopra che... Sto girando in tondo. Sì. Cos'è che dice la voce? Eccolo lì, il telefono. Però... Pronto? E non si può interagire, ragazzi. Non capisco se devo continuare a girare in tondo finché non cambia qualcosa. Allora, è praticamente come se ci fosse... Ci sono due corridoi con il tavolo e due corridoi su cui compare il telefono, praticamente. Qua non ha fatto la voce però perché sono andato al contrario. Ah, dovevo andare al contrario, vedi? Mi viene un po' difficile rispondere con il telefono al piano di sotto. Però io quindi continuo a girare. E siamo finiti lì sotto. Come fa a squillare ancora? Oh, finalmente una porta. Ricordi irrequieti. Ma che cazzo è? Oh. Perché la luce accesa e non illumina? Ma non vedo assolutamente nulla. Ricordi malati. Ma io vorrei sapere, non si può accendere una luce in giro, qualcosa? No, eh? Ah, allora, qua non si accende. Oh, che bello. Mazza, quanta luce. Direi che possiamo andare verso questa porta. Cos'è, una tenda? Sì. Oh! Mi
mi ha risbattuto all'inizio del corridoio. Quella è una faccia. È un bambino. Sarà la bambola? Cos'è? Niente. Oh, un bel bagno. È quello che ci vuole, eh? Per riprendersi. No. Fortunatamente è una bambola, l'importante è che non si muova. Galleggianti silenziosi, intasano gli scarichi, pelliccia nell'acqua, niente bagni per me. Bel bagnetto, me lo sarei fatto. Poco prima di trovare una bambola che è affondata in questo momento. Muro. Muro. Vuoi vedere che adesso c'è il muro anche qua? No, qua è cambiata ovviamente la stanza. Uno sbarione, tanto per... Ah, devo andare in giro storto. Strano, non so se riuscite a sentirlo. Ma si può suonare il pianoforte? Oh la madonna, se continua a premere tasti distruggo casa. E tutto iniziò a fluttuare. Sarei curioso di sapere che droghe, perché sicuramente più di una, ha assunto quest'uomo per fare questi viaggi fantastici. Oh zio, guarda come gira la candela. Oh, che figata. Quasi poetica questa scena, no? Noi che camminiamo per la stanza mentre tutto fluttua. Fantastica. E basta. A quanto pare. Qua non, nel buio così non è che ci voglio proprio andare, sinceramente. Perché lì c'è una luce? I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Ah, perfetto, lui ha preso un osso, non dice come, e l'ha usato per dare la pittura di fondo alla sua tela. Fantastico. E probabilmente il sangue, quindi, che si è prelevato prima, lo utilizzava per dipingere. Ok. E via, siamo di nuovo nello studio. Io odio anche adesso, perso solo, senza speranza, lo sarai sempre, un equivoco grottesco, finiscilo. Si sta iniziando a riempire il foglio, anche se ancora per me, non so per voi, se vi viene in mente qualcosa scrivetelo nei commenti, ma per me è illeggibile. E qua c'è da dipingere. Altre cose non ne vedo, quindi vai, dipingiamo. Vediamo che capolavoro ci farà il maestro questa volta.
Però niente male, maestro. Complimenti. Cioè, allora, da quanto sto iniziando a capire, poi se voi avete capito diversamente e mi sto sbagliando io, scrivetemelo nei commenti. Però a quanto pare questi sono tutti strumenti, no, che lui sta utilizzando per realizzare il suo, questo suo quadro, no? E praticamente ogni volta che noi usciamo dalla porta facciamo un giro per, vabbè, stanze a caso ovviamente, e troviamo sempre più indizi che ci porteranno poi a risolvere questo enigma. Direi che per oggi è tutto, anche perché mi rendo conto che questa parte sia stata un po' più lenta. Magari nell'altro episodio c'erano stati un pochino più di colpi di scena e scagazzamenti vari. Qua siamo stati un po' più soft. Io confido nel fatto che più avanti andremo, inizieremo anche a capirci qualcosina di più. Se voi avete capito qualcosa di più di quanto ho capito io, che è probabilissimo, scrivetemelo nei commenti e fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto è importantissimo, lasciatemi un bel pollicione in su, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto al canale e alla pagina Facebook dove metto tutti gli aggiornamenti e robe varie. E noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, ovviamente qua sul tubo del Geco. Bella!